Buongiorno, buongiorno, sono Arashi91, ben ritrovati. Siamo qui oggi con la demo di FIFA 15, uscita mercoledì 10 settembre. In questo momento è la tarda serata del 10 settembre, probabilmente questo video lo vedrete giovedì 11. Non ho potuto scaricarla prima perché non ero in casa, però non vedo davvero l'ora di provare questo gioco per voi. Sono molto felice perché da qualche anno io sono passato a FIFA, prima giocavo moltissimo a PES. Poi man mano il gameplay di FIFA mi ha attratto di più e soprattutto la modalità Ultimate che dopo proveremo. Intanto, appena abbiamo fatto l'accesso alla demo, ci hanno subito catapultato in una partita, immagino sia una sorta di tutorial guidato, Liverpool-Manchester City. Ora potete vedere bellissimo lo stadio. Ricordo che la Premier League ha avuto tutti gli stadi disegnati in modo fedele, con le tifoserie che cantano gli inni originali e esultano esattamente come le tifoserie originali. Qui c'è l'ingresso in campo dei giocatori, non molto diverso in realtà da quello classico di FIFA, con i soliti cameraman che girano tutto intorno. In questo momento sono molto stupito dall'erba, essenzialmente so che può essere una stupidaggine, ma è un effetto veramente stupendo, sembra davvero che sbuchi dal campo, come dovrebbe essere. Adesso vediamo se questa partita è proprio un tutorial, diciamo, per metterci alla prova o se è qualcosa di saltabile, skippabile. Vedremo anche chi ci troveremo a controllare tra Liverpool e City, spero il City, squadra che preferisco. Ecco le formazioni. Quindi, dato che sembra una partita vera e propria che ci viene proposta per prendere confidenza con questa demo, io direi di giocarla direttamente senza badare troppo alle squadre scelte, senza badare alla formazione iniziale, poi magari faremo qualche cambiamento. Intanto godiamoci questo primo contatto con FIFA 15 per PlayStation 4. Allora, siamo pronti. Vedremo. Ok, noi siamo il Liverpool. Non vedo Balotelli, che speravo di trovare tra i titolari direttamente. Ricordo che questa è la mia prima partita in assoluto. La difficoltà mi sembra settata su molto semplice, anche se ho notato che tirare è decisamente diverso, sembra che sia un'azione meno meccanica, un po' più macchinosa. In questo momento confermo comunque la sensazione che non credo. Io gioco con i tasti invertiti, ecco cosa è successo. Scusatemi, io gioco con i tasti invertiti, generalmente per me il quadrato, il cross, il cerchio e il tiro, ecco perché al momento del tiro è uscita una scamorzella e mi sembrava ci fosse una sensazione diversa. Dovrò ricordarmene, anche se non sarà facile. Vediamo, ci riusciamo adesso. Dannazione. Mi sembrano leggermente migliorate le animazioni anche per recuperare il pallone durante le rimesse laterali. C'erano delle occasioni in cui ci volevano veramente persino alcuni minuti in game per recuperare una palla, giocatori che si vagavano vicino ai tabelloni, palloni che arrivavano o che rimanevano in campo, insomma, c'erano problemi a riguardo. Ecco il gol annullato per il fuorigioco di Sterling. Non so se è cambiato qualcosa nel replay per quanto riguarda il fuorigioco. Sì, ma personalmente lo vedo un cambiamento negativo, nel senso non viene posta la linea di demarcazione del fuorigioco, quindi non sappiamo se dove fosse l'ultimo difensore, di quanto fossimo in fuorigioco e via dicendo. Speravo in qualcosa di un po' più tecnico a riguardo, ma va bene lo stesso, magari soltanto in alcuni casi, magari quando la differenza è veramente poca. Adesso andremo avanti fino alla fine del primo tempo con questi settaggi, queste impostazioni. Poi all'intervallo, magari oltre a rimettere le mie impostazioni abituali per il controller, vedrò di fare un po' di sostituzioni, dare un'occhiata al nu nuovo metodo di gestione della formazione e magari, se possibile, aumentare la difficoltà perché,
offensivamente è abbastanza semplice superare la metà campo e anche, vedete, gli errori sono abbastanza grossolani anche se non sono ancora riuscito a segnare nonostante ciò. Poi, per dare un parere sui portieri, per ora non vedo qualche animazione in più. In questo caso una parata abbastanza semplice. Ho sentito qualche recensione di canali di videogiocatori stranieri che sono abbastanza soddisfatti, anche se mentre prima si tendeva a dire che i portieri di FIFA fossero troppo scarsi, ora sta prevalendo la tesi contraria, secondo la quale i portieri ora siano troppo forti, in alcuni casi riescono a parare dei tiri che nella realtà sarebbero difficilmente controllabili. Vediamo se riusciamo a metterli in difficoltà, se saranno così imbattibili o se sono solo esagerazioni. Ho sbagliato, ho tirato invece che crossare, la mia maledetta abitudine a usare il cerchio per il cross. Comunque, a livello di gameplay, devo ammettere che c'è una sensazione di leggero miglioramento per quanto riguarda il realismo. Bellissimo il campo, devo dire, ottimo effetto dell'erba e non so se si riuscirà a vedere su YouTube, ad esempio nella fascia di erba più scura alla mia destra, dove sto per passare il pallone, i segni dei tacchetti, delle scivolate, insomma il campo che si deteriora, che era una cosa che mancava, che in effetti conferisce un realismo decisamente migliore. E qui c'è un altro fuorigioco, vediamo se anche questa volta nel replay non verrà mostrata. No, non viene mostrata la linea, vedete in questo caso fuorigioco è di non molti centimetri, sarebbe stato più opportuno, come nel vecchio FIFA, indicare la linea dell'ultimo difensore, e la posizione del nostro attaccante. Proseguiamo. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale non sto notando personalmente grossi cambiamenti, vedo forse dei difensori un po' più attenti nel mantenere le posizioni, di solito andavano a farfalle, ma ecco l'occasione per segnare, me la sono allungata troppo, dannazione. Dicevo, difensori che anche in questo caso non perdono la testa e vanno subito a pressare il portatore di palla lasciando buchi, ma cercano di mantenere la loro posizione, di aspettare magari l'aiuto dei propri compagni. Avete visto il quarto uomo che alza la lavagnetta luminosa. Questa cosa non ho mai notato se fosse presente anche in FIFA 14, devo essere onesto. Prima ho visto una scritta comparire sopra il battitore delle rimesse. Vediamo, controlla ricevitore. Oh, bene. Questa era una cosa che si poteva anche fare in FIFA 14, ma ci ho messo un po' a scoprirla addirittura in FIFA 14. Vediamo invece per quanto riguarda le finte. Un po' di fortuna, è incredibile! Questa è la dimostrazione di quello che riescono a fare i portieri in FIFA 15. Una reattività diversa. Guardate che meraviglia l'erba. E anche la parte emozionale in cui il giocatore si dispera era una delle novità, promesse, non so quanto attese da noi giocatori, ma sicuramente qualcosa che fa piacere. Comunque, finito il primo tempo, adesso proveremo a vedere se è il caso di fare delle sostituzioni. Questi credo siano gli highlights che sono stati rivoluzionati, nel senso che ora non si mostreranno soltanto i gol, i falli più importanti, quelli che magari hanno dato il via ad ammonizione ed espulsione, ma anche qualche scena extra come la vediamo in televisione, l'ingresso delle squadre in campo, la battuta del calcio d'inizio, alcuni volti. Insomma, un FIFA che cerca di essere un po' più televisivo in queste cose. Ora vediamo se nelle impostazioni possiamo scegliere impostazioni di gioco, visuale, video, audio, personalizzazione di gioco. Non trovo la difficoltà. Impostazioni controller, io comunque metto l'alternativo, che è quello che uso di solito. Comandi base, impostazioni aiuti di gioco. No, non trovo il. Non trovo la difficoltà. Intanto provo a vedere se è il caso di fare delle sostituzioni.
Vediamo, abbiamo Coutinho, Lucas Leiva, Lallana, Markovic, Emre Can, Sakho e Reina. Nient'altro. Non abbiamo Balotelli, non abbiamo neanche attaccanti di riserva. Lo provare a fare una sostituzione, togliere Lambert, che a me non fa impazzire. Inseriamo Coutinho e per il resto potremmo lasciare la formazione così com'è. Abbiamo Flanagan, terzino sinistro, non un fenomeno, perlomeno non in FIFA. Via il secondo tempo allora. Guardate il campo come progressivamente si è deteriorato. Intanto entra Coutinho, conoscenza del calcio italiano, non amatissimo dai tifosi dell'Inter, al contrario invece molto apprezzato da quelli del Liverpool. Sono cose che succedono. Vediamo se riusciamo a renderci pericolosi e magari a segnare un gol finalmente. Peccato la finezza, non mi è riuscita. Ecco, adesso io trovo molto positiva l'idea di inserire questa modalità di rovina del campo, diciamo. E gli sviluppatori hanno assicurato che il campo si rovina nei punti in cui ci sono vengono giocati più palloni, ci sono più contrasti, scivolate, ma se devo essere sincero, in questo momento mi sembra che il campo si stia rovinando eccessivamente rispetto a quanto è stato fatto. Abbiamo rubato un ottimo pallone, vediamo se riusciamo a far partire il contropiede con Sterling. Avete visto che ha chiamato il pallone e c'è un rimpallo. Il giocatore al centro dell'area ha chiamato il pallone, l'ha chiesto non sulla testa ma in profondità, abbiamo provato a darglielo. Intanto entra Navas al posto di Nasri. Allora andiamo, ci sono anche gli schemi su calcio piazzato. Corri verso il secondo palo, disturbo il portiere, corri al limite dell'area, corri verso il primo palo. Proviamo a fare un corri verso il primo palo e a fare un cross abbastanza corto che non ci è venuto assolutamente. Tanto scusate, sentirete dei rumori di sottofondo, è la chat di Facebook sul PC che ho lasciato inavvertitamente aperto. Comunque devo dire, l'impatto di questo FIFA è molto meno traumatico di quello che c'è stato tra FIFA 13 e FIFA 14. Quando è uscita la demo di FIFA 14 la differenza secondo me era abissale e non sempre in positivo. Per ora qui invece è solo una questione di abitudine, per il resto mi sembra un'esperienza abbastanza fluida, divertente, equilibrata. Avrei voluto provare, come dicevo, una difficoltà maggiore, però tutto sommato avete visto, non è semplicissimo impensierire il portiere, anche se magari la difesa lascia spazi. Quando rimane in inferiorità numerica è comunque in grado di gestire abbastanza bene la situazione. Da questo punto di vista l'intelligenza artificiale credo abbia fatto un passo avanti notevole. Non riesco a recuperare il pallone, ecco che ce la faccio con Flanagan. Sturridge. No, niente da fare. Dovrei riuscire ad arrivare in porta più spesso, ma la costruzione è abbastanza macchinosa. Liverpool non è poi una delle mie squadre preferite, nel senso che avete visto anche tra i panchinari non ci sono grandissimi giocatori, soprattutto dopo la partenza di Suarez, visto che non è stato inserito a quanto pare Balotelli tra le riserve. Avrei volentieri messo Super Mario, anche se non sono milanista. Questo è fallo a favore mio. Vedete queste nuove animazioni, il pallone che viene raccolto, passato così con una mano al compagno, il terreno che viene sistemato. Da questo punto di vista è stato fatto un bel lavoro, meno macchinoso tutto il procedimento per battere una punizione o un calcio d'angolo, una rimessa laterale. Insomma, da questo punto di vista è ineccepibile il lavoro della Electronic Arts. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla conclusione. Incredibile, c'è stata qua una doppia parata miracolosa. Dopo a fine partita cercherò di mostrarla tra gli highlights manuali.
for most of the campaign, the way that's got you into this position. And just keep your eye on the ball. That's basically the Questa è un'altra differenza. Joe Allen. Nel senso che avete visto, se si sbaglia il tempo in cui si prende il tiro per lo stacco aereo, il giocatore salterà nettamente in anticipo, quasi senza senso, e perderà quindi l'opportunità di segnare di testa, di colpire il pallone che vorrebbe un compagno. Bisogna essere più precisi, meno schiaccia schiaccia. Anche in questo caso si è buttata via. Forse c'era anche un fuori gioco di Henderson, ok, a quanto pare, perlomeno nella demo, che comunque pare rappresenti un buon 90% del gioco finale, questa linea del fuorigioco della rimossa. Adesso invece abbiamo visto un brutto errore difensivo, il portiere era passato corto, il difensore si è sentito sotto pressione, sarà anche realistico questo sentirsi sotto pressione, ma l'azione in sé è stata insensata perché c'era tutto il tempo e spazio per fare altro da parte di un difensore. Abbiamo la bomba, incredibile, con un po' di fortuna forse siamo giusti a risaccare. Non ho avuto l'opportunità di esultare, non mi è stato dato il giocatore per poter andare sotto la curva e vedere le nuove risultanze di gruppo, soprattutto nella zona del calcio d'angolo. È finita la partita soltanto 1-0, nonostante la difficoltà non prevedibile. Belle anche queste esultanze, meglio di quelle precedenti, in cui i compagni si davano la mano come se si fossero appena conosciuti. Bello anche il modo di rincuorarsi tra gli sconfitti. Questa è un'altra finezza sotto la curva, visto che stiamo giocando in casa, andiamo a esultare. Non so se avesse vinto il City, se magari sarebbe andato a esultare sotto la propria, sul proprio settore. E soltanto adesso, da buon ritardato, ho capito che questa era una partita per assegnare il trofeo della Premier League tra le due squadre che se lo sono conteso fino all'ultima giornata di Premier dello scorso anno. In questo caso abbiamo fatto sì che il Liverpool si prendesse una bella rivincita, che vincesse contro i rivali del City, strappandogli il trofeo che nella realtà invece hanno conquistato i giocatori di Manchester. Anche in questo risultato sono migliorati, le animazioni sono migliorate, si vedono le coppe, si vede un minimo di realismo. Devo ammettere che non mi fanno impazzire queste scene in FIFA, non mi hanno mai fatto impazzire, questo è un buon passo avanti. Ecco, qui probabilmente dovrò oscurare il nome del mio account perché sto giocando con il mio account vecchio, non con quello per cui registro normalmente. Bene, questa era la prima partita. Farò presto un altro video in cui mostrerò magari qualche altra partita, qualche volto dei giocatori, qualcuna delle nuove funzioni, se è possibile aprire magari una pagina, no, sono soltanto elencate così. E ovviamente l'Ultimate Team, che è una delle modalità più apprezzate ed è quella che personalmente mi fa giocare a FIFA molto più volentieri. Quindi questo era il primo impatto, era Liverpool-Manchester City, un'esperienza direi tutto sommato positiva, ma avremo modo di giocare per bene prossimamente e di scoprire tutte le novità di questo nuovo titolo di casa Electronic Arts. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao! See the morning light. We can move right, we can dance all night.
If you're waiting, we are lonely. At least we share that. In loneliness, you.